difficile vivere. Ah, è difficilissimo. Questa è l'impressione che tu hai. Dici, caspita, certo che altro che impressione. È vero, per me vivere è difficile. E lo diciamo tutti, ti capisco. Ma questo non corrisponde ai dati. Cioè, il fatto che tu sia convinto che vivere sia difficile non vuol dire che vivere è difficile. Vediamo di capirci bene. Tu sai subito quanto sei felice, immediatamente. Tu lo sai, lo intuisci, lo senti, è evidente a te. Perfetto, perfetto. Soltanto che quando vivi non hai l'attenzione rivolta verso di te costantemente a cosa pensi, alle conseguenze dei tuoi pensieri. E così te ne vai in giro. Percorri una strada. E beh, la strada è una strada, dice, una bella strada, è fatta come strada, c'è tutta la strada, è una strada. Non ragioni. La tua attenzione è lì sulla strada, l'asfalto, gli alberi, gli edifici, gli altri veicoli, chi attraversa. E tu dici, beh, certo, questo è evidente. E non ti accorgi che hai spostato la tua attenzione da te, da come stai, alla strada. E dici, beh, cosa faccio? Vado in giro senza guardare? No. Devi attivare una più estesa attenzione. Perché se vai in giro per la strada e cominci a distrarti e vedi una cosa qui e una là, un argomento ti chiama e tu rispondi senza verificare che quegli argomenti, quelle cose, quelle persone siano parte del tuo progetto, se non hai l'attenzione sul tuo progetto, succede che tu percorri la strada, ma non una volta, tutti i giorni, per anni, finché a un certo punto arrivi, ti fermi, ti fermi dopo anni che corri perché devi correre, perché la strada va lì, tutti vanno lì, ci vai anche tu, finalmente dopo anni ti fermi e torni a fare quella cosa che non fai più da tempo, ossia ascoltarti. Te l'ho detto, immediatamente tu sai quanto sei felice se ti ascolti. Ma se non ti ascolti, se la tua attenzione non è su quanto tu stai facendo in rapporto alla tua meta, e se la tua attenzione è là fuori, su quello che dicono che devi fare, allora percorri per anni una strada praticamente senza sapere che cos'è la tua vita, che cos'è la strada, a cosa ti porta. In ogni caso, arriva un momento in cui ti fermi. O perché è l'ultimo momento in cui il corpo fisico è inutilizzabile, e o perché è successo un imprevisto che non riesci a superare con quella scioltezza tua abituale, fatto sta che ti fermi. Non puoi andare nel flusso della strada dove ci sono gli alberi, le case, gli edifici, tutti quelli che ti parlano. Ti fermi e finalmente torni ad ascoltarti. E quando ti ascolti dici, quanto sono felice? Dici, poco. Come poco? Sono anni che stai comportandoti in questo modo, come puoi essere poco felice dopo tutta l'energia che hai messo per sposarti, pagare, lavorare, comprare, divertirti? Com'è possibile che alla fine la somma di tutte queste spese non corrisponda a un capitale di soddisfazione, realizzazione, felicità? E dici, già, com'è possibile? E qui rimani smarrito. Vuoi vedere che la strada che hai percorso non era la tua? Eh? Vuoi vedere che c'è stato un punto in cui c'era un bivio e tu avresti dovuto fermarti, ragionare, ma non l'hai fatto perché percorrevi la strada che sembra una strada, perché è una strada, c'è l'asfalto, ci sono gli alberi, gli edifici, le persone che incontri, i veicoli. E tu avevi l'attenzione lì. Avevi l'attenzione sulla strada, non sulla tua meta. E non ti sei accorto che c'era un bivio. Dicendo, vabbè, un bivio, cosa vuoi che sia un bivio?
Ma sì, mi sposo, cosa vuoi che sia? Sposarsi è bello. Ma sì, faccio questo lavoro, è prestigioso. Ma sì, compro casa qui perché è una bella zona, si rivaluta negli anni. E non hai ragionato. E il fatto è che mentre hai percorso la strada ti piaceva, appunto perché non ragioni. Il problema è questo. La tua attenzione, che è un ottimo strumento per capire cosa fare, va usata, va applicata, va indirizzata. Va indirizzata, devi scegliere cosa analizzi per mezzo della tua attenzione. Se non fai questo, ti abitui a percorrere la strada, a parlare con chi incontri, a ripetere cosa ti hanno detto, e accetti di fare questo semplicemente perché dici, beh, mi piace, beh, se ti piace, allora se ti piace è bello. Anzi, la cosa assurda è che tu hai l'impressione di aver trovato dei bivi e di aver scelto bene. Quali bivi erano? Tutte le volte che davanti a te c'era una situazione difficile, tu hai scelto la via facile. Dice, quello era il bivio. Ho evitato la situazione difficile, ho preso la via facile, ho dimostrato che io mi voglio bene, io valgo, io so. In base al piacere. In base al tuo piacere fisico? No, perché magari tu hai studiato Ciccio Billino. E sulla base di ciò che ha detto Ciccio Billino, tu hai preso quel bivio. Ma tu non sei Ciccio Billino. Tu non sei la fotocopia di Ciccio Billino. Ciccio Billino ha parlato per la sua epoca nel suo scenario. E ma a me Ciccio Billino piace, rispondi tu. A me Ciccio Billino piace perché ho studiato Ciccio Billino. E ogni volta che devo dire qualcosa cito sempre Ciccio Billino. Chi conosce Ciccio Billino? E quando lo dici ti piace, perché dire Ciccio Billino ti fa sentire intelligente. Non ti fa sentire semplicemente un pedone che va sulla strada. No, no. Tu ti senti importante. Hai studiato Ciccio Billino e hai un matrimonio, hai una professione, sei informato, guardi il telegiornale. Tu sai come stanno le cose. E ti emozioni, certo, ti emozioni, perché cosa c'è di sbagliato nelle emozioni? E ti costruisci questo universo fatto di elementi che non ti corrispondono. Ma non te ne accorgi perché stai correndo sulla strada, perché devi andare, è una strada, c'è la strada, e sai com'è la strada. Così vivi a un livello superficiale. Bel paesaggio, bella gente, hai anche incontrato Ciccio Billino e ti sei messo la maglietta con scritto io amo Ciccio Billino. Tutto questo è molto molto superficiale e non te ne rendi conto sino a quando finalmente ritorni a pensare. Pensare, dice, non ci sono abituato. E invece puoi farlo, perché la tua intuizione, quella di cui parlavo all'inizio, è sempre presente. Tu in ogni istante sai quanto sei felice. Non hai bisogno di studiare Ciccio Billino. Sai se sei coerente o se stai tradendo la tua meta. Sai se stai perdendo tempo. Sai se te la stai raccontando. Se ti fermi e riconosci questo. Ma se sei preso dall'orgoglio, se hai già comprato la maglietta con scritto io amo Ciccio Billino e ogni volta intervieni dicendo tu conosci Ciccio Billino? E ogni volta la vita ti risponde ma Ciccio Billino non sei tu, ma prenditi la responsabilità, ma su quale strada sei e dove devi andare? Ogni volta la vita te lo dice. E tu alzi le spalle e dici io amo Ciccio Billino. Tu conosci Ciccio Billino? E vai avanti, circondato da altri personaggi come te,
che dicono, beh, ma questa è una strada perché la strada c'è la strada, ci sono gli alberi, gli edifici, le persone che incontro, i veicoli che attraversano. E vai avanti così fino a quando c'è una sosta forzata, o perché finisce la tua disponibilità di spazio e tempo, corpo fisico, KO, oppure perché c'è un imprevisto sulla strada, magari un evento straordinario come il coronavirus che blocca il tuo paese, cioè la tua nazione, cioè il tuo continente, cioè il tuo pianeta. Eh? Un virus piccolo così che neanche si vede? È più importante di Ciccio Billino. Io amo Ciccio Billino. Ciccio Billino non ti ha parlato del coronavirus? Ah, beh, tu hai il privilegio di aver incontrato me, quindi non fare più il confronto tra me e Ciccio Billino. Io ti porto a capire come usare i dati. Osserva per trovare i dati, riconosci i dati vitali e assumiti la responsabilità di vivere. Basta raccontare che quella strada... Ah, la strada perché la strada, ci sono gli alberi, gli edifici, le persone che incontri, i veicoli che attraversano... E a guardar bene c'è anche il nome della strada che è Via Ciccio Billino. E tu hai la maglietta. Io amo Ciccio Billino. Ecco, tu hai una occasione. Questa. Hai incontrato me. Hai incontrato il mio sito, come la vita quando ti sorride. Hai incontrato il mio canale, come la vita quando ti sorride. E questo è un video. E sei fortunato, ti sto dicendo, questo è un bivio. Di solito tu percorri la strada, e non c'è un cartello lampeggiante, non c'è qualcuno che ti dice, ehi, questo è un bivio, metti attenzione. Certo, tu puoi dirmi, ah, io vado avanti, di qua c'è scritto via Ciccio Billino, è la mia via, ho la maglietta, questa è la strada. Io ti dico, qui c'è un bivio. Potresti imboccare un'altra strada. Dove puoi riflettere, puoi ragionare. E già, e già. Dice, ma a pensare mi affatica. Il fatto è che se tu ti ascolti con sincerità, sai sempre come ti senti e immediatamente puoi valutare il tuo livello di soddisfazione e immediatamente sai se quella è la tua strada. E immediatamente puoi collegarti ai dati, non a Ciccio Billino. Dice, ma me l'ha detto il telegiornale. Me l'ha detto il telegiornale che ha citato Ciccio Billino. E io ho votato Ciccio Billino. Ho anche la maglietta. Io amo Ciccio Billino. Io ti sto dando una possibilità. Ti sto dicendo che se tu non ti assumi la responsabilità, se non sei coerente con la tua meta, i tuoi valori, con ciò che tu senti, basta che ti ascolti e senti, sei un essere umano, basta che ti ascolti e senti, se non sei coerente, allora ti comporti in un modo distorto, non vitale, soltanto per compiacere qualcuno. Compiacere qualcuno perché magari devi fare contento Ciccio Billino. Hai comprato la maglietta di Ciccio Billino, hai la bandiera Ciccio Billino. E quando tu agli amici del bar racconti che hai studiato Ciccio Billino, quelli, gli amici del bar che sono messi peggio di te, rimangono a bocca aperta perché non riescono neanche a compitare Ciccio Billino. Dicono, come hai detto che si chiama? Allora tu ti senti importante, hai citato Ciccio Billino, hai la maglietta, sei sulla strada. E quindi vuoi compiacere Ciccio Billino, vuoi imitare questo e a tuo sostegno hai il fatto che tutti hanno visto il telegiornale, tutti parlano di questo e tu hai un vantaggio, conosci anche Ciccio Billino. In realtà non conosci te stesso, questo è il problema. Nella tua vita, nel tuo intimo, tu sai sempre quando sei felice, quando sei coerente. Ma allora, se è così facile saperlo perché basta ascoltarsi, se è così facile fermare un attimo l'attenzione, toglierla dal flusso dell'apparenza e dire cosa sto facendo, chi sono, qual è la mia meta, e istantaneamente riconosci il tuo livello di soddisfazione, ma se è così facile, perché diventa difficile vivere,
perché appare quasi impossibile, o addirittura per alcuni impossibile, creare uno stile di vita che è coerente con quanto senti, con quanto ti conviene fare. Dove sta il fraintendimento di fondo? Dov'è il bivio che tu hai preso senza sapere che l'hai preso? Vedi, il fatto è che a volte ripetiamo degli errori senza sapere che sono errori perché abbiamo l'attenzione rivolta sulla solita procedura, cioè tutti i giorni accendi la TV, guardi cosa ti dicono e ti comporti. Previsioni del tempo, farà freddo, e dici, sento già freddo. Previsioni del tempo, farà caldo, sento già caldo. Attenzione, coronavirus. Sento già il coronavirus. Non sei abituato a pensare, sei abituato alle risposte automatiche, ti affidi. Quindi, se tu sei abituato a goderti spensieratamente la strada, vantandoti della tua maglietta "io conosco Ciccio Billino", non ti accorgi dei bivi e continui a rispondere sempre con le risposte preconfezionate. Ecco perché la vita ti sembra difficile, perché appaiono delle situazioni, appaiono dei bivi, ma tu non sei pronto, pronta per capirlo. Conosci la storiella di quella donna che affetta l'arrosto prima di cuocerlo? No? Allora c'è questa storiella. C'è una donna che si sposa e cucina, il marito è in cucina e per la prima volta il marito vede la donna che affetta l'arrosto crudo prima di cuocerlo. Il marito non ha mai visto una cosa del genere e chiede alla moglie, perché tu affetti l'arrosto prima di cuocerlo? La moglie risponde, l'ha sempre fatto mia madre. Cioè, strano. Allora, per curiosità, il marito chiede alla suocera, ma perché affetti l'arrosto prima di cuocerlo? E la suocera dice, perché ho sempre fatto così, la faceva mia madre. E caso vuole che la madre della suocera sia ancora in vita, per cui il marito riesce a parlare con la madre della suocera e chiede perché affetti l'arrosto prima di cuocerlo. E la madre della suocera risponde, ho incominciato da giovane perché avevo una pentola troppo piccola, quindi l'unico modo per fare stare dentro l'arrosto era farlo a fette prima di cuocerlo. Tutto qua. Non c'è un'altra ragione. Capisci il punto? Il punto è che se tu non ragioni, prendi dei comportamenti di altre persone senza saperlo. Fai delle cose che non sono sensate, non corrispondono allo scenario in cui vivi. Ma se l'ha fatto qualcuno che per te è autorevole, te l'ha detto la mamma, te l'ha detto la nonna, te l'ha detto la bisnonna, tutti quelli che tu conosci fanno così, allora tu dici, se lo fanno tutti lo faccio anch'io. Ci comportiamo come abbiamo visto fare perché non siamo abituati a ragionare. Non è una questione di inconscio, preconscio, straconscio, magico, conscio. È semplicemente che non ragioni, è semplicemente che tu vuoi godere e l'unico modo che hai per godere istantaneamente sempre è la sensazione dei sensi. Quindi percorri la strada dove ci sono gli alberi, ma anche delle persone da vedere che ti piacciono perché hanno delle forme che ti fanno venire in mente. E quindi tu passi anni, decenni su quella strada, comportandoti come ti hanno detto, semplicemente perché è sempre stato fatto così. Capisci il punto? A volte ripetiamo comportamenti senza aver verificato se quei comportamenti hanno senso. A volte ci facciamo portavoce di qualche cosa che non ha senso, che non è più utile. Ti propongo un esercizio semplicissimo. Fatti questa domanda.
io sto ripetendo comportamenti che ho visto fare da altri? Io sto ripetendo comportamenti che ho visto fare da altri? Io sto dicendo cose che hanno detto altri, quindi continuo a ripetere cosa ha detto Ciccio Billino, o la maglietta Ciccio Billino, me l'ha detto la mamma, la nonna e la bisnonna. È questo? È questo che fai? Domandati anche, quando è stata l'ultima volta che io ho verificato completamente la validità, la vitalità di ciò che io affermo, di ciò che io faccio, di ciò che io rappresento? Quando l'ho verificato? Quando è stata l'ultima volta che ho aggiornato la verifica? Praticamente la domanda è, quando è stata l'ultima volta che ho vissuto sapendo di vivere consapevolmente? Se la vita ti appare difficile, anzi molto difficile, esplora nuovi modi di vivere. Già, esplora nuovi modi di vivere. Ad esempio, se la vita è così difficile per te, chiedi aiuto. Ma sì, ma esci da quell'orgoglio, chiedi aiuto. Ci sono tanti consulenti che possono aiutarti. Esci dall'orgoglio, smetti di affettare l'arrosto, come fa la tipa della storiella, semplicemente perché in casa mia tutti affettano l'arrosto. Ma esci da quell'orgoglio e domandati, ma cosa sto facendo? Ma che senso ha? Chiedi aiuto, ci sono consulenti che sono più qualificati di te, più qualificati dei tuoi amici del bar, sanno darti delle indicazioni, chiedi aiuto. Questo già ti cambia il modo di percorrere la strada. Un'altra cosa che puoi fare è imparare nuovi modi per fare meglio ciò che tu fai. Chieditelo ogni giorno. Quali sono i nuovi modi per fare meglio ciò che io faccio, di solito? Quale potrebbe essere la soluzione più vitale? È difficile la vita? E allora scegli di stressarti meno. Dici, ma come faccio a stressarmi meno? Devo fare tutto io! Delega. Se ti stressi perché hai troppe cose da fare, delega. Se non puoi fare tutti i lavori domestici, delega. E dice, ma non ho i soldi per prendere l'aiuto domestico. Allora il tuo problema non è lo stress. Il tuo problema è che utilizzi il tuo tempo in un modo tale per cui non produci soldi. Quindi è quello il problema, non lo stress. Il problema è la produzione. E perché produci quello? Perché continui ad affettare l'arrosto prima di cuocerlo? Risposta tua? È perché l'ha fatto la mia mamma, la mia nonna, la mia bisnonna. Perché vivi in un paese dove tutti si comportano così e anche il telegiornale dice così. Ma esci da questo limitato modo di vedere. Mi dice, ma io mi diverto, io godo. Io godo perché vado sulla strada, sembra una strada, ci sono gli alberi, gli edifici, incontro persone, i veicoli attraversano. E c'è anche Ciccio Billino, io ho la maglietta, io amo Ciccio Billino, lo cito sempre. E c'è anche la via che si chiama via Ciccio Billino. Consiglio, frequenta persone diverse. Persone gentili, persone intelligenti. Sì, sto dicendo che le persone che tu frequenti non sono abbastanza intelligenti, non sono abbastanza vitali. Se la vita ti sembra difficile sempre, senza via d'uscita, è perché tra i vari errori che commetti c'è anche l'errore di frequentare ambienti stupidi, cioè che non sono capaci di osservare, riconoscere i dati vitali, combinare i dati vitali e produrre soluzioni vitali. Sono persone che cercano il godimento immediato, che non ragionano, che ripetono quanto è stato fatto dicendo beh lo fanno sempre tutti gli altri, quindi lo faccio anch'io. E ti do un consiglio in più. Esci dalla mentalità del approfitto, entra nella mentalità del io aiuto. Quindi se la vita ti sembra difficile e sei sempre lì a tirarti la coperta, perché se no te la rubano, ribalta punto di vista, regala coperte,
Dice, come faccio a regalare coperte? Ci riesci se produci valore. Come faccio a produrre valore? Ci riesci se ti ascolti, eh? Se esci da questa corsa della strada e cominci a dire, mi aspetta che mi ascolto. Eh no, ma non sono coerente, ma allora sto buttando via gli anni, la vita, in una direzione. C'erano dei bivi, non li ho visti. E quando mi hanno anche detto, ehi, qui c'è un bivio? Io ho detto, no, devo sempre andare di qua perché hanno sempre fatto così tutti, l'ha detto anche il telegiornale. Ribalta questo. E ribalta stando dentro nella realtà. Una delle cose più rivoluzionarie che puoi fare è aiutare. E già, in un mondo dove il telegiornale ti dice che c'è tutto da prendere, perché quelli importanti sono quelli che prendono, sono i personaggi famosi, in un mondo dove la pubblicità ti dice che devi avere, devi prendere nuovi prodotti, così sarai felice, in un ambiente, gli amici del bar, la tua famiglia, dove ti dicono che quelli furbi sanno come si fanno le cose. Hai visto quelli là? Quelli furbi sono sempre loro sulla poltrona. Telegiornale, pubblicità, tuoi amici ti convincono che quelli furbi prendono la coperta. Invece è il contrario. Quelli furbi danno la coperta. Perché? Perché la coperta non è il punto d'arrivo. La coperta è il punto di partenza giusto per avere un riparo caldo per il corpo fisico, ma il corpo fisico non è il punto d'arrivo. E dice, ma io godo quando cammino per la strada, vedo la gente. Tu non sei un corpo fisico, tu sei un essere spirituale e se fai fatica nella vita è perché non stai usando le tue risorse spirituali, cioè la creatività, l'intelligenza, non ti stai organizzando. E sei sempre lì che arranchi al livello del devo tirare la coperta. Ma perché tiri la coperta? Perché ti hanno insegnato questo. Ti hanno insegnato ad affettare l'arrosto prima di cuocerlo. Perché? Perché la pentola è piccola. Non c'è spazio. E prendi un'altra pentola. Eh? Dici, perché ci sono pentole più grandi? Sì. Ah, ma la mia mamma, la mia nonna, la mia bisnonna non lo sanno. Beh, e allora fai il salto qualitativo, inventa una pentola più grande. Ma io sono su questa strada. Ci sono bivi. Esci. E devi riascoltare questo video più volte. Perché ti serve un approccio razionale nella vita. Devi essere razionalmente coerente. Devi fare cose che funzionano, cose che sono vitali. La vita è difficile. Ci sono strade, a volte, il più delle volte non ci sono strade. Già il fatto che tu percorra una strada, perché te l'ha detto la mamma, quella che affetta l'arrosto, vuol dire che sei abituato alla pappa pronta, non soltanto all'arrosto, ma sei abituato alla strada. E dici, beh, la strada è ovvio che ci sia. Sì, è ovvio. Poi arriva il coronavirus e ti blocca la strada. Dice, beh, ma io me ne sto per conto mio, mi guardo la partita a casa. Non c'è la partita. Come non c'è la partita? C'è il coronavirus. Campionato sospeso. E vabbè, dice, mi guardo la Formula 1 a casa. Non c'è la Formula 1. Come non c'è la Formula 1? Ho pagato anche l'abbonamento quello a pagamento. Non c'è la Formula 1. E dice, perché? Perché c'è il coronavirus, campionato sospeso. E vabbè, dice, e vabbè, insomma, allora aiuto mio figlio a fare i compiti, to. Tuo figlio non va a scuola. Come non va a scuola, quel disgraziato? Non c'è la scuola. Come non c'è la scuola? La scuola è chiusa, c'è il coronavirus. E quel disgraziato non va a scuola e non mi dice niente. Ascolta, per quest'anno non va più a scuola. Eh? C'è il coronavirus. Se non si arriva a fare almeno 200 giorni di lezione, non è valido l'anno scolastico. E cioè, ma adesso siamo in inverno. Appunto.
Quindi neanche la scuola, non c'è il campionato di calcio, non c'è la Formula 1, non c'è la scuola. Cominci a capire, eh? Cominci a capire che sei abituato alla pappa pronta, le tue certezze, il tuo computer, la tua poltrona preferita, le tue abitudini. La vita invece è difficile, hm? Soltanto che se non ragioni, abituato alla pappa pronta, vado per la strada, è tutta asfaltata, sembra una strada, ci sono gli alberi, ci sono gli edifici, incontro persone, ci sono i veicoli che attraversano, e in più io ho la maglietta, io amo Ciccio Billino, c'è la via Ciccio Billino, e ti senti con l'attenzione incollata su Ciccio Billino, e ti sei perso la vita. Ed è bastato un piccolo intoppo per scoprire che era fragilissima la tua esistenza, già da prima. Ecco perché ti sembrava difficile. Perché ogni volta che percorrendo la strada c'era un'asperità, tu arrancavi, sussultavi. Non avevi distanza dalla materia al piano spirituale. Non c'era questo cuscinetto di organizzazione. Qui ci sono i risultati pratici, qua ci sono le idee. In mezzo c'è l'organizzazione razionale, tu non l'avevi. Vivevi appiattito in modo superficiale sulla superficie, questo vuol dire la parola superficiale, e quindi quando c'erano gli scossoni tu andavi su e giù, ma ti rifacevi con il campionato di calcio, che vedevi sulla tua poltrona preferita, con le tue abitudini, compiaciuto di essere un seguace di Ciccio Billino, e andavi in giro a spavaldo a dire io conosco Ciccio Billino, a me non fa paura a nessuno. Poi succedono degli eventi, te l'ho detto, arrivi, ma tu non ci pensi, arrivi alla fine della corsa dove il corpo fisico dice oh oh, davanti a me non ci sono più giornate, oh oh. Oppure arrivi a uno stop, potrebbe essere lo stop del campionato di calcio, lo stop del campionato di Formula 1, potrebbe essere lo stop della scuola di tuo figlio. E queste sono sciocchezze. Giù, il mio campionato di calcio, avevo già pagato. Queste sono sciocchezze, ci sono stop più seri. E non per il coronavirus, ma perché è dura la vita. E quando tu arrivi a capire questo, dici, ma allora è brutto! E lì cadi nella disperazione. Cadi nella disperazione per un semplice motivo. Perché non sei abituato a osservare. Non sei abituato a elaborare ciò che osservi. Non sei abituato a trovare i dati vitali in ciò che osservi. E non sei abituato a usare i dati vitali per creare ciò che serve. Sei abituato a tagliare l'arrosto, cioè taglio l'arrosto, non devo pensare quando taglio l'arrosto. E questo è il problema. Soluzione? Allora, sul piano fisico, tecnologia. E già, visto che siamo nella materia, la materia è pesante, anche per fare l'arrosto bisogna avere tutte le padelle della dimensione giusta, sì. Però con la tecnologia puoi creare tutto il set di strumenti per cucina e non soltanto quello. Per mezzo dell'intelligenza artificiale puoi anche creare un algoritmo che elabora dei vaccini per curare ad esempio il coronavirus sul piano fisico. Però tu capisci, per arrivare a creare una pentola, per arrivare a creare dei vaccini, devi usare l'intelligenza, cioè il piano superiore spirituale. Creativo, intelligente, deve organizzarsi, fare un'incursione nel piano fisico e elaborare nuove soluzioni. Quindi c'è un bivio, anzi devi creare un bivio fuori dalla strada che hai sempre percorso. Questa è la soluzione sul piano fisico, creare un bivio dove sul piano fisico c'è più tecnologia, a tutti i livelli, dalle pentole di cucina sino alla cura medica, sino all'organizzazione finanziaria, fino all'organizzazione politica, fino all'esplorazione dello spazio, tecnologia. Wow! E sul piano delle idee, che è quello importante, devi allenarti, devi essere capace di ragionare. Quindi devi smettere di stare con l'attenzione ficcata, incollata dentro la materia per godere
E dice, ma io sto attento, quando guardo il film porno sto attento, così prendo tutti i dettagli. Quando guardo il film dell'orrore sto attento, così prendo i dettagli. Quando ascolto il telegiornale sto attento, così sono informato. E quando vado a scuola imparo tutto quello che mi dice la scuola, così sono diplomato. E in tutte e quattro le situazioni ti abitui a non pensare. E dice, ma ci sono gli altri che pensano, il film porno lo fanno loro, mica lo faccio io. Sono furbo. E mica devo star lì a fare quelle cose. Basta che io guardo, immagino, e così mi sento creativo. E per quanto riguarda le opinioni, dice, basta che seguo il telegiornale è la versione ufficiale, quella che hanno detto essere vera, è giusta, no? E sono anche andato a scuola, mi sono anche diplomato con degli ottimi voti e quindi tutto quello che c'era da sapere è già stato saputo. E adesso io sono, tra virgolette, saputo. E mi diverto pure perché appena c'è un piccolo granello di sabbia sulla strada, inciampi. Cioè io che male! Cos'era? Un granello di sabbia. Non me l'avevano saputo questo. Vedi, vivere può diventare meno difficile se tu scegli che cosa fai. E già, puoi scegliere di pensare, puoi scegliere di organizzare, puoi scegliere di eseguire in base a ciò che hai organizzato grazie al pensiero. Sono i tre livelli che abbiamo come riferimento in come la vita quando ti sorride. Creatività, piano spirituale, organizzazione, piano mentale, esecuzione, piano fisico. E già, puoi fare questo. Puoi farlo. E questo smonta l'apprensione, la disperazione che dice, ma allora vivere è difficile. No. Decidi che cosa desideri. Livello creativo, decidi che cosa desideri. Decidi che cosa prepari a livello organizzativo e decidi che cosa fai, che cosa produci, che cosa ottieni a livello materiale. Puoi staccarti dalla versione ufficiale grazie alla tua essenza spirituale, grazie alla tua facoltà di elaborare. Sai dove sta il problema a questo punto? Cioè, visto che ti ho fatto una domanda prima, ti ho detto, ma se è così semplice capire, perché basta ascoltarsi, basta capire che non va, e quindi quando capisci che non va ti togli dalla contraddizione, e ti ho fatto notare che se tu osservi, trovi dati, selezioni dati vitali e li assembli, produci la soluzione, quindi sai cosa fare a questo punto, se non l'hai capito, riascoltati il video tre volte, prendi appunti, ma a questo punto che ti ho fatto capire che c'è la soluzione, ma dove sta il problema? Perché questa soluzione, in effetti, pensandoci, magari non con la stessa rapidità, non con la stessa chiarezza con cui io ti posso guidare, ma pensandoci potevi arrivarci anche tu, qualche anno, ma perché non ci arrivi? Perché non ci sei arrivato prima? Il problema è che non decidi, questo è il problema. Non decidi di semplificare la vita. Non decidi di domandarti ma perché devo affettare l'arrosto, ma perché ascolto telegiornale, ma perché mi spavento. Non decidi. Anzi, chiedi a qualcuno e dici, cosa devo fare? Al posto mio, tu cosa faresti? Hai studiato Ciccio Billino? Sei d'accordo con Ciccio Billino? Cosa pensi di Ciccio Billino? Cioè tu arrivi proprio al minimo della tua irresponsabilità quando chiedi a qualcuno cosa ti dice di fare. O che cosa pensa di Ciccio Billino, il tuo idolo. Hai la maglietta Ciccio Billino, proprio quel Ciccio Billino che ti ha convinto a percorrere una strada senza sapere cosa stavi facendo. Se non decidi, ripeti a pappagallo, ti fai portavoce di cosa ha detto il telegiornale, la pubblicità, i tuoi amici al bar, Ciccio Billino,
di cui hai fatto il corso. Ti sei diplomato in cicciobillineria. E non si scherza, Ciccio Billino è famoso, c'è anche la via, Ciccio Billino. Capisci dove sta il problema? Il problema è che se tu non pensi, se continui a delegare, perché hai trovato il tuo guru, quello che pensa per te, quello che ti ha detto ripeti questa frase e sarai salvato. Dice, ah, davvero, così semplice, ah, sono forte, forte io. Io conosco Ciccio Billino. Ciccio Billino mi ha detto, quando io ho un problema, imito Ciccio Billino, fotocopio Ciccio Billino, perché tutto quello che c'è da dire, tutto quello che è successo e succederà, l'ha già detto Ciccio Billino. Ah sì? Ciccio Billino ti ha spiegato cos'è il coronavirus? Quasi. Non è così. La vita per te si complica quando non decidi. La vita per te si complica quando non assumi il comando. La vita per te si complica quando speri. Beh, spero che Ciccio Billino anche stavolta funzioni. Spero che Babbo Natale, se non funziona Ciccio Billino, sarà Babbo Natale. Spero che il campionato di calcio riprenda, perché io avevo già pagato l'abbonamento. E sai, sono soldi, costa mica poco l'abbonamento. Ho anche comprato la TV 4K, quella per vedere le cosce dei calciatori, belle cosce di calciatori, e anche altre cosce, questo non lo dico, speriamo che si risolva tutto. Ma poi c'è un problema in più. E c'è un altro problema. Vedi che la vita è difficile? Allora, il primo problema è che tu non ragioni. Il secondo problema è che tu ripeti quello che ti hanno detto di ripetere. Ma in questo c'è un problema dentro il problema. Sarebbe? Allora, il fatto è che ti consigliano male. Telegiornale, pubblicità, amici del bar, la mamma, la nonna e la bisnonna ti consigliano male. E tu lo capisci non perché te lo dico io, ma perché lo sai già che non funziona. Sai già, se tu ti fermi un attimo, metti in pausa questo video se ti serve. Hai qualche minuto, perfetto, anziché andare avanti a vedere il video meccanicamente, mettilo in pausa, fermati, mettilo in pausa. Prima di metterlo in pausa ascolta la domanda, poi fai quello che ti dico. Poi riprendi la visione, ok? Allora, prima di mettere in pausa, ascolta questo. Ascoltati. Quanto sei felice da 0 a 100, sinceramente parlando? Metti il video in pausa, pensaci. Poi quando hai trovato un valore da 0 a 100, riprendi la visione, d'accordo? Vai. Ok? L'hai fatto? Perfetto. Adesso sai, sinceramente, da 0 a 100 quanto sei felice. Perfetto. Io sono sicuro che tu non sei a 100. Non sei completamente in un ambiente dove ti realizzi, dove ti senti sicuro, rispettato, dove c'è un telegiornale che ti dà notizie per te, dove c'è una pubblicità che ti aiuta, dove ci sono persone che ti sostengono, quindi non sei a 100. Non sei al livello di ciò che ti mantiene in vita. Perfetto. So che hai una continua pressione di cattive notizie che ti costringe a procedere sulla strada senza riflettere e so che se tu fai un bilancio, quindi non sei arrivato a 100, vuol dire che questa formula del ascolto cosa mi dicono, telegiornale, scuola, mamma, nonna, bisnonna, amici, questa formula non funziona. E io so che qua sta il problema nel problema, ossia il fatto che lo sapevi già, qui te l'ho semplicemente portato alla luce, ma il fatto è che tu sai che chiedere consigli, ascoltare gli altri, non ti aiuta. Già hai provato da solo e da solo, da sola, non ci riesci. Allora hai chiesto a qualcuno, hai detto, cosa devo pensare? Ti hanno convinto di studiare Ciccio Billino, perché Ciccio Billino ti ama. Oh, dice davvero, anch'io lo amo, hai la maglietta, io amo Ciccio Billino. E pensi di essere così, tu e Ciccio Billino. Sì, poi hai scoperto che Ciccio Billino non risponde al posto tuo perché sei tu il responsabile della vita e Ciccio Billino ti ha imbrogliato. E già, perché la televisione, la pubblicità, il campionato di calcio di Formula 1, la mamma, la nonna e la bisnonna e Ciccio Billino, tutti, ti hanno abituato a essere spettatore. Ti hanno detto stai lì,
Ascolta, ascolta, campionato di calcio, pum pum pum, pallone. Ascolta, ascolta, vum vum vum, campionato di Formula 1, macchine. Ascolta, 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 l'arrosto si affetta prima di cuocerlo. L'ha detto la mamma, la nonna e la bisnonna. Ascolta, ascolta, ascolta. E tu dici, sì, ascolta, ascolta, ascolta. Telegiornale, telegiornale, coronavirus, ascolta, ascolta. Dici, ascolta, ascolta, vai a scuola, devi imparare. 1848, anno importantissimo. Cioè, ascolta, ascolta, si è segnato 1848, anno importantissimo, con due S, importantissimo, sottolineato, sottolineato. Ascolta, ascolta, ascolta! E poi tu ti sei trovato a vivere e nessuna delle cose che hai ascoltato ti aiuta. Perché? Perché quando vivi devi decidere tu, devi osservare, trovare i dati, riconoscere i dati vitali e costruire le soluzioni che servono, non ciò che ti hanno detto di ascoltare. Devi essere protagonista. E non ti hanno insegnato a diventare protagonista. Te l'ho detto, perché questo è un bivio. Tu hai l'occasione, incontrandomi seppure virtualmente, hai l'occasione per sentirti dire che sei responsabile, che nella strada che percorri puoi fermarti, analizzare come sta andando, chiederti da 0 a 100 quanto sei felice, sinceramente rispondendo, e puoi aprire un bivio che ti porta a un livello di consapevolezza maggiore. Facendo queste cose diventi più felice, la vita ti appare meno difficile. Ma qui c'è il problema. Il problema del problema è che tu sei abituato a non pensare, ad ascoltare gli altri falliscono e tu dici ma anch'io fallisco, e quindi ti convinci che è tutto un fallimento. E qui la propaganda vince. La propaganda voleva questo. Voleva che tu, la tua mamma, la tua nonna, la tua bisnonna, i tuoi amici al bar, i tuoi compagni di scuola, il tuo paese, la tua nazione, il tuo continente, il tuo pianeta, arrivaste tutti alla conclusione che vivere è difficile. In realtà mancano dei dati, ma se ti passo i dati, vivere non è più difficile. E già, ma se non hai questi dati e ti rimangono soltanto i dati che ti dicono tu sei spettatore, allora per te vivere è difficile, ma io qua ti sto aprendo una prospettiva, puoi creare un bivio. Lo so, tu mi dici, ma io sono impreparato, mai creati bivi in vita mia, anzi io sono stato premiato tutte le volte che ho ascoltato come si affetta l'arrosto, ho ripetuto la lezione appresa a memoria. E così ho fatto carriera dalla scuola d'infanzia fino alla scuola elementare, fino alla scuola media, fino alla scuola superiore, fino all'università e ho anche il master. In che cosa? In cicciobilleneria. Oh, dice cicciobilleneria, dice sì, quello è famoso, c'è anche la via. E ho la maglietta, io amo cicciobillino. E ho capito, bene, tutto questo, fai un pacchetto e toglielo. E c'è tutto? Dice, ma è la mia vita. Sì, ho capito. Sei felice della tua vita? Dice, no, la vita è difficile. E allora fai un pacchetto e toglielo. Ah. Io ti sto semplicemente prospettando la possibilità di innalzare la tua consapevolezza. Sei tu che devi arrivare a capire che puoi farlo. E io so che tu ti senti debole, impreparato, impreparata, perché dici, ma non me l'hanno mai spiegato. E rispondi sempre da spettatore, capisci? Non me l'hanno mai spiegato. Quindi se non te l'hanno spiegato non puoi farlo. Dice, no, non posso farlo, sono spettatore. Io non posso giocare a pallone, io devo vedere gli altri che giocano a pallone. Io non posso guidare un'automobile, devo vedere le automobili che corrono sul circuito o al massimo la compro elettrica, a guida autonoma, così va da sola. Io non posso avere delle relazioni. Guardo i film porno dove loro fanno il sesso, non io. Sono spettatore. Io faccio soltanto quello che mi hanno detto di fare. E se mi dicono che devo affettare l'arrosto, io lo affetto, come ha detto il telegiornale, con il coltello nuovo della pubblicità. Bello, giusto? E tu accetti questo. Va bene. Ma se accetti questo, poi non stupirti della confusione, non stupirti della insoddisfazione. Perché se tu assecondi questo modo di considerare la vita,
in cui tu sei spettatore e non puoi aprire bivi e sei sulla strada, sul binario che va dalla culla alla bara, puoi non stupirti se arrivi alla bara e dici: beh, ma non ho mai vissuto. La propaganda vuole questo, vuole che tu ti abitui ad accettare l'irrazionalità, il caos, la confusione in aumento, l'imprevedibile coronavirus, che poi non è imprevedibile, perché si possono attivare delle misure di prevenzione, delle misure di gestione dell'emergenza, e perché comunque se scopriamo che tutto è collegato, beh, non è una novità. Tutto è collegato, sì, si sapeva già. Soltanto che tu non ci stavi pensando perché dicevi: ma tanto io ho il campionato di calcio e di Formula 1, ho pagato, lo vedo in 4K, vedo le cosce dei calciatori e anche altre cosce, ma questo non lo dico. E intanto vado sulla strada, quella che sembra una strada, perché ci sono gli alberi, gli edifici, le persone che incontro, i veicoli che attraversano, io ho la maglietta con scritto "io amo Ciccio Billino", che è importante, mi sono laureato in Ciccio Billineria, e se tu non conosci Ciccio Billino ti ricordo che c'è anche la via Ciccio Billino. Ma quante volte ti sei ripetuto queste cose? Quante volte? E cioè tutte le volte, tutti i giorni. Cioè tutti i giorni tu ascolti il telegiornale e ripassi questo indottrinamento senza verificarlo? Te l'ho detto, chiediti, quando è stata l'ultima volta che tu hai verificato la validità, la vitalità, l'intensità, l'utilità dei dati di cui tu ti fai portavoce? Quando è stata l'ultima volta? Che è una domanda gentile questa, perché l'ultima volta presuppone che tu già avessi verificato la vitalità dei dati. Quindi presuppongo che ci sia intelligenza. Capisci il problema nel problema? Il problema nel problema è che quando tu scopri questi dati, magari non con la chiarezza che io uso, non con la rapidità nel ragionamento e con la mia capacità di collegare i dati, ma hai intuito, perché sei un essere spirituale, se ti fermi e ti domandi da 0 a 100 quanto sono felice e scopri che manca un pezzo, ecco, in quel pezzo che manca, tu intuisci che c'è quello che ti ho spiegato, cioè c'è confusione, approssimazione, c'è aver dato la tua adesione, il tuo sostegno a qualcosa che non funziona. E allora a quel punto ti ritiri, questo è il problema nel problema. Davanti a una vita difficile tu ti ritiri perché non ce la fai da solo, da sola. Ti hanno consigliato male, effettivamente quello che stai facendo non ha futuro, e allora a questo punto ti ritiri e dici: no, ma allora era meglio quando vedevo il campionato di calcio e me ne stavo a casa mia, meglio così. E quindi ti chiudi. Quanto più ti chiudi, tanto più diventi debole. Quanto più diventi debole, tanto più non affronti il mondo. Capisci il ragionamento? Lo so, sto andando veloce, per quanto io mi stia forzando nell'usare parole semplici, ripetendo i concetti, sto sintetizzando quello che ce l'hai disperso già nella tua intuizione, ma ce l'hai disperso in decenni, perché in decenni ogni tanto pezzi di questo ragionamento li hai già fatti per conto tuo, ma sono dispersi, e tra un pezzo di ragionamento consapevole e un altro pezzo di ragionamento consapevole c'è dentro tutta una serie di attività che non ti riguardano, perché la tua attenzione era su il divertimento, il passatempo, quello che ti hanno detto. Quindi il problema sta nel fatto che tu usi dei consigli che non sono vitali, ascolti il telegiornale, ti consoli con la pubblicità, e quindi dalla pubblicità ricavi idee per gli acquisti, consigli per gli acquisti, e quindi dici: se io compro, mi sento meglio, sai, quando spendo mi sento meglio. Di conseguenza ti abitui a non pensare, e già, perché i consigli della gente che conosci non funzionano. I consigli del telegiornale sono terribili, i consigli della pubblicità sono
irrilevanti perché non risolvono le contraddizioni, e allora a questo punto dici meglio non pensare. Meglio non pensare, e però la vita ti mette davanti a dei fatti. Anche se tu vorresti non pensare, le cose cambiano e quindi la lezione che hai imparato a memoria non funziona più. E a questo punto si complica di più la situazione. E tu dici, ma non può essere, ma quanto va avanti? A questo punto tu sei un mix di rabbia. Rabbia perché quando il telegiornale ti dice che succede questo e si poteva prevenire, ma quello ha litigato con quell'altro, quell'altro ha nascosto e questo ha detto, t'arrabbi. E qui sei ancora in una buona condizione perché insomma te la prendi. Poi dopo che hai sentito 10 volte la stessa notizia, provi una grande delusione, cioè non ti arrabbi nemmeno più, dicendo beh ma allora è tutto marcio, tutto corrotto, mi hanno anche fregato i soldi perché io mi ero abbonato per l'abbonamento per vedere il calcio con le cosce dei calciatori, ho comprato anche il televisore 4K, poi vedo anche altre cosce ma questo non lo dico, e adesso basta, non vedo più le cosce dei calciatori e neanche le Formula 1. Che delusione. E qui tu dici, ma almeno avevo la mia poltrona preferita, quella dove io sto, nella mia casetta, nel mio metro quadro. E dici, no, non puoi fare neanche quello. Non puoi. Non puoi perché siamo in emergenza. Quindi neanche la tua poltrona? È arrivato fino dove abiti il problemone? E qui ti senti impotente. Altro che arrabbiato, altro che deluso. Impotente. Cioè, è già tanto se puoi stare seduto sulla tua sedia. Se non ti deportano in qualche campo per ragioni di sicurezza. I campi sono più sicuri di casa tua. E qua allora cerchi di difenderti con una battutina di spirito. La butti sul ridere. Mi deportano nei campi di sicurezza. Saranno campi di calcio. Battuta, doppio senso. Ma non c'è umorismo in questo? È che tu passi a un livello di vitalità ancora più scarso, sei stato portato via dalla delusione del ma almeno mi rimane casa mia, a no, c'è un'emergenza, ti deportiamo. Dice, un'emergenza, mi portano in campeggio. E poi c'è l'ultimo livello di vitalità zero, dove scopri che è crollato il sistema e qui c'è il panico. È l'ultimo stadio prima dell'anarchia. Prima del disfacimento tua, disfacimento tuo, disfacimento degli altri, e dice no, non ci voglio pensare. Va bene, non pensiamoci. Però dobbiamo far funzionare le cose. Quindi se le cose sono su un binario e il binario va verso il panico, apriamo un'alternativa, creiamo un bivio. Sei d'accordo? Perfetto. Come si crea un bivio che rende la vita vivibile? Osserva, riconosci i dati, seleziona i dati vitali, con i dati vitali costruisce alternative, anche se sono alternative completamente diverse a quello che è stato fatto. Anche se la tua mamma ti ha detto di affettare sempre l'arrosto, adesso non c'è più l'arrosto, adesso non c'è più il coltello, adesso non c'è neanche più dove cuocere l'arrosto, e servono altre risposte. Sei un essere spirituale. Non dimenticare questo, è da qualche minuto che non lo sto dicendo, spero tu non l'abbia dimenticato. Non dimenticare il piano spirituale, è la tua risorsa. Il piano spirituale, in come la vita quando ti sorride, è il piano dove tu hai la capacità di pensare creativamente. Cioè col pensiero puoi creare nuovo spazio, nuovo tempo, nuove macchine che funzionano, tecnologia per risolvere i problemi. Non sei abbastanza intelligente, usa l'intelligenza artificiale, usa la tua intelligenza per creare intelligenza che risolve i problemi. Dal piano spirituale al piano fisico. Perfetto. Organizza questo, scendi un attimo dal mondo delle idee, scendi nel mondo dell'organizzazione, fai un piano scritto, tempificato e mettilo in esecuzione. Piano fisico, esecuzione metodica del piano scritto, tempificato, che dice cosa fare, quando, per ottenere il risultato. Questa è la via d'uscita. È impegnativa? Certo che è impegnativa, ma è anche difficile la situazione. Se non vogliamo andare verso il panico, dobbiamo prima aprire un bivio.
Lo so, c'è gente che a questo punto dice, beh no, guarda, è troppo difficile perché non sono mai stato abituato a pensare, poi a me questa idea della spiritualità, non mi piace già la parola, la propaganda mi ha detto che non devo occuparmi di cose spirituali. Poi tu la racconti mescolandola con creatività, no, non mi piace, preferisco andare avanti, sto qua, me ne sto a fare le cose che ho sempre fatto e nonostante quello che tu dici, io taglio l'arrosto prima di cuocerlo perché l'ha fatto la mia mamma, la mia nonna, la mia bisnonna e il telegiornale non ha mai detto che è vietato tagliare l'arrosto prima di cuocerlo. Ah, adesso te l'ho detta. E la legge non vieta di tagliare l'arrosto prima di cuocerlo. Lo so perché c'è qualcuno adesso che farà il commento dicendo ma tu hai detto che è sbagliato tagliare l'arrosto. Veramente ho detto tante altre cose e questa proprio non l'ho detta. Ma io so che c'è gente, non per stupidità e non per cattiveria, ma perché non sanno stare davanti all'evidenza, c'è gente che dice beh preferisco denigrare te, come la vita quando ti sorride, piuttosto che ammettere che effettivamente sì, devo prendere un bivio, altrimenti mi schianto. E allora mi schianto. Quindi lo so che ci sarà anche chi dice questo, ma io mi rivolgo alle persone, non ai personaggi. Mi rivolgo agli esseri umani, non ai bipedi. Quindi gli esseri umani non devono perdere speranza. Il mio compito è motivare gli esseri umani. Quindi ti sto dicendo, non puoi ignorare l'evidenza, renditi conto che se siamo arrivati a un punto di disequilibrio, adesso o se succederà, sarà perché il modo di procedere, la strategia utilizzata, non sono validi a livello di vitalità. Lo so, ci sono degli incompetenti che intuiscono questo e non sanno cosa fare e rispondono, ma io sono incompetente, quindi cosa ti aspetti da me? Ognuno rafforza ciò che ha in testa, è ovvio. Se tu sei un seguace di Ciccio Billino, continui a parlare di Ciccio Billino, mi fai un commento e mi dici, ma tu hai letto Ciccio Billino? E cosa posso fare se sei laureato in Ciccio Billineria e hai la maglietta o scritto io amo Ciccio Billino, c'è la via Ciccio Billino, e ti hanno detto che devi schiantarti? Dice sì, perché Ciccio Billino si è schiantato anche lui. Ognuno rafforza ciò in cui è già forte. La persona etica rafforza l'etica, la persona d'azione rafforza l'azione, la persona ignorante rafforza il caos e se ne fa portavoce. Non capisce cosa succede, ma è certo perché quella persona è forte. Dice, ah, è forte l'ignorante? Sì, è forte nell'ignoranza. Quindi ognuno si specializza sempre di più in ciò che sa fare bene. Ecco perché dico, fai sempre delle verifiche, perché non è detto che ciò che tu hai fatto, non è detto che la strada che tu percorri sia la strada che ti porta al risultato che speri. Potresti aver imboccato una strada sbagliata, c'era un bivio, ma tu non l'hai vista perché stavi guardando la strada, che è una strada, c'è l'asfalto, gli alberi, gli edifici, incontri le persone, i veicoli attraversano, si chiama via Ciccio Billino, e tu hai la maglietta con scritto io amo Ciccio Billino. E te l'ho detto all'inizio, riascoltati il video. Tu hai l'attenzione incollata lì su ciò che vedi attorno a te. Dici, ma io ho visto Ciccio Billino, adesso mi faccio portavoce. Quindi sei forte nell'ignoranza. Dice, sì. Dice, ma non sono ignorante, sono laureato in Ciccio Billineria. La cosa grottesca, assurda e totalmente inaccettabile da un punto di vista degli esseri umani etici, la cosa totalmente inaccettabile è che i Ciccio Billini si lamentano quando soffrono. Fanno ridere. Cioè, dopo che tu hai passato anni a vantarti di Ciccio Billino, dici, oh, ma io sto soffrendo perché c'è l'emergenza. Sto soffrendo perché ho scoperto che tagliare l'arrosto forse non è la cosa più giusta. E si lamenta. Il povero ciccino di Ciccio Billino. Ma di cosa si lamenta una persona così? Si lamenta del fatto che si è fermato finalmente.
Quindi quando ti fermi, quando esci dalla corsa, finalmente puoi riprendere la tua attenzione. Perché se ce l'avevi incollata sulla corsa, vedere gli alberi, la strada, gli edifici, quelli che attraversano, i veicoli, finalmente quando sei fuori dalla corsa dici, oh caspita, cosa? Già, ho una testa, posso pensare, dice, questa mi fa un po' paura, dice, posso pensare, non lo dico a nessuno. Ecco, a quel punto il ciccino, portavoce di Ciccio Bellino, dice, ho una testa. Allora a quel punto pensa e a quel punto si lamenta. Sai perché si lamenta? Perché a quel punto capisce che ha sbagliato tutto. A quel punto capisce che serve, come insegno io, e come insegnano tutte le persone etiche, i fatti lo dimostrano, serve una visione globale, spirituale, completa. Una visione globale che assorbe tutti gli elementi, che analizza tutti gli elementi, nessuno esclusi, non mi piace o non mi piace, tutti gli elementi, anche i cicciobillini da gestire, e dice, ok, cosa facciamo con queste risorse? Perché dobbiamo gestire queste risorse. È un po' come il discorso del gestire una città. Mi piace la città, ci sono i cittadini, i monumenti, i musei. Sì, ho capito, c'è anche la spazzatura, le fogne e i topi. Se sei il sindaco di quella città, devi occuparti di tutti gli argomenti, non soltanto di quelli belli puliti, ma anche della spazzatura, delle fogne e dei topi. Altrimenti, se non ti occupi di questi elementi, tra virgolette, sporchi, questi elementi mandano in disequilibrio la città. Quindi devi avere una visione globale di tutto, spirituale, quindi non fissata nella materia, dice, ma io tocco i musei, tocco i topi, ecco, no? Devi essere capace creativamente di vedere questo e creare quindi una visione che funziona. E il Ciccio Bellino che si risveglia, dice, caspita, ma allora io che mi ero laureato in Ciccio Billineria e che ho sempre insistito per dire, guardate, ho la maglietta, c'è anche la via, io amo Ciccio Bellino, dice, ma allora sono un cretino. No, dico, sei stato disinformato. Certo che se tu hai incontrato me e ancora ragioni dicendo, ma Ciccio Bellino mi ha detto, e allora sì, sei un cretino. Che vuoi che ti dica? Perché io ti ho detto in un modo così chiaro, ti ho detto, serve una visione globale completa. Se tu ancora mi citi Ciccio Bellino, cosa posso fare con te? E non sei solo tu, ci sono tanti che citano Ciccio Bellino, il campionato di calcio, il campionato di Formula 1, tutto quello che vi dice la pubblicità, tutto quello che vi dicono i politici, tutto quello che vi dice la versione ufficiale, ce ne sono! Soltanto che quando vi schiantate, quando vi fermate, e dice, oh caspita, cosa ho battuto la testa, cioè, aspetta! Adesso che ho battuto la testa posso pensare. Bravo. Quando arrivate a quel livello, la prima cosa che scoprite è che serve veramente una visione globale, spirituale, creativa. Cosa che vi siete negati. La seconda cosa che scoprite, quando vi siete schiantati, ritornate a pensare, la seconda cosa che vi atterrisce, paura totale, è che avete capito che dopo la visione globale, spirituale completa, serve un'organizzazione scritta, pianificata e tempificata. Già. Non basta dire gestisco la città, persone, musei, attività culturali, spazzatura, fogne e topi. Non basta dirlo. Bisogna fare un piano scritto che dice cosa fare e quando, con date precise, indiscutibili. E qua il Ciccio Bellino che era abituato a rispondere con la fantasia, dice, ma io vado per la mia strada, vedo la strada che sembra una strada, gli alberi, gli edifici, le persone che incontro, scambiamo opinioni democraticamente, ognuno dice la sua perché è così bello andare per questa strada, poi ci sono i veicoli e io ho la maglietta, io amo Ciccio Bellino, dice, è così bello, mi diverto, i sapori, i profumi, i colori.
Ascolta, piano scritto tempificato, ce l'hai? E dice, no, sono abituato alla spontaneità del momento. Colgo l'attimo, vivo il presente. Ok. A questo punto, quando sei fuori dal flusso e ti rendi conto che le cose non vanno come ti hanno raccontato, dici, oh caspita. Ma poi c'è il terzo punto che ti stende definitivamente. Il terzo punto è che hai capito che dopo la visione creativa globale e la pianificazione scritta tempificata, serve l'esecuzione disciplinata, forzata, obbediente. E tu dici, no, forzata no, no, obbediente no. Tu sei abituato alla creatività, ai girotondi, ti vesti con le piume, vai in giro per la strada dove ci sono gli alberi, gli edifici, le persone che incontri e ti vedono vestito con le piume, con gli occhioni, con la maglietta con sotto l'imbottitura e tu che dici, beh, sai com'è la storia, com'è non è. No, 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 no. A questo punto dici, eh già, se la situazione è questa e ci sono anche la spazzatura, le fogne e i topi e vanno gestiti con un piano scritto tempificato, beh, allora a questo punto bisogna eseguire senza discutere, in modo disciplinato, obbediente. Quindi non esistono opinioni. No. No, bisogna fare le cose. La realtà non è un'opinione. La realtà misurabile dello spazio-tempo, quella in cui tu hai un corpo che si ammala, invecchia e muore, non è un'opinione. Così come non è un'opinione tante altre cose, ma tu finché te ne stai sulla poltrona a fare zapping, come lo dici tu in italiano, zapping, hai l'impressione di poter passare dal campionato di calcio al campionato di Formula 1 e anche ai quei canali là, quelli porno, dove godi. Soltanto che mentre tu stavi facendo queste tre attività, compiaciuto del fatto che hai un diploma di laurea in cicciobillineria, ti è scappato di mano la tua vita. E allora a questo punto tu capisci che servono visione, organizzazione, esecuzione. Sai qual è la cosa grottesca? È che rimani completamente schiacciato perché dici no, ma io non l'ho mai fatto, veramente. Cioè me l'hai spiegata troppo bene, questo video è troppo chiaro, mi hai definitivamente demolito cicciobillino, ma non cicciobillino, mi hai demolito la mia supina adesione a cicciobillino. Mi hai fatto capire che ho buttato via tempo raccontandomi fantasia compiaciuto della cicciobillineria e non ho capito che cosa mi mantiene in vita. Soltanto che hai un problema adesso. Un altro dice sì, hai incontrato me. E dice ma non era la soluzione? No, io non sono la tua soluzione, io sono semplicemente un motivatore. Io sono un life coach, io ti porto a decidere cosa vuoi fare nella vita. Non sono un predicatore. Non ti dico cosa fare così io sono contento. No, io ti dico tu sei capace di fare. Tu sei un essere umano. Utilizza le tue risorse non per stare sulla poltrona a vedere Ciccio Billino che gioca a pallone mentre guida la Formula 1, ma ragiona. Capisci cosa ti mantiene in vita? E il motivo per cui guardi le partite di calcio e la Formula 1 e i film porno, sai qual è? È che vuoi intensità di vita. Soltanto che sei dentro un sistema che va su un binario dalla culla alla bara, ti hanno detto che tu non puoi fare altro perché la mamma taglia l'arrosto in questo modo e perché la scuola ti ha detto di fare così, l'ha detto il telegiornale, insomma ti hanno abituato a negare il tuo protagonismo. E dice, ma allora che soddisfazioni ho? Beh, la propaganda ti ha detto, puoi stare sulla poltrona a vedere le cosce dei calciatori. E dice, beh, almeno quello. Questo è il problema. E io te l'ho fatto capire. E tu dici, ma io sono abituato a vedere le cosce dei calciatori, cioè adesso non è che posso uscire di casa e risolvere i problemi. No, io ti dico, tu puoi ragionare. Io credo che tu potresti ragionare. In ogni caso, non è che sono qua a perdere tempo per convincere i ciccini che pensano che vivere è difficile, che vivere è per i cattivi disciplinati,
e che conviene rassegnarsi, tanto è destino. Ma perché i ciccini hanno anche la parola tanto è destino, non si può fare una cosa, tanto è destina. Ma che destino, ma svegliati. E la propaganda vince con i ciccini che si lamentano. Ma io non mi occupo di ciccini. Io faccio queste chiacchierate che possono essere di stimolo. Magari un ciccino si sveglia un attimo e dice ma caspita, che schifo, mi fa schifo l'etichetta io sono un ciccino. E magari dici ma io sono un essere umano, caspita, sto discorso l'ho capito, sto discorso mi ha risvegliato. E allora, bene, bene, agisci. Puoi andare nel mio sito, puoi trovare un altro sito, puoi chiedermi un consulto, puoi chiedere un consulto a un altro life coach, ma fai qualche cosa. Beh, ovviamente se vieni da me avrai un quadro completo, visione globale, piano organizzato che costruisci tu sulla base della tua visione e con me impari a eseguire il tuo piano per la tua visione. Te l'ho detto, io sono un formatore, non sono un precettore, non sono un religioso che ti dice fai questo se no ti punisco. Non sono un politico che ti dice votami se no. Io riconosco il tuo valore di essere umano e riconosco anche che se sei un ciccino ce l'hai sotto la maglietta, anzi la felpa pesante, anzi la giacca a vento imbottita a 20 strati, dove su ogni strato hai scritto io amo ciccino, ciccio pallino e ciccio balloni. Ogni strato ha un nome diverso. E lo so. Io ti dico, per i ciccini ho questo, per le persone invece ho un messaggio incoraggiante dicendo, vabbè, c'è una via d'uscita, c'è una soluzione. Osserva, trova i dati che funzionano, crea una visione etica sulla base dei dati che funzionano, cioè i dati vitali, e pianifica cosa va fatto da te nello scenario attuale. Eh già, parti dallo scenario attuale. Sono i ciccini che vivono raccontando, io sono laureato in cicciobilloneria. Lasciali, lasciali questi. Cioè, ma io vedo anche tutti i campionati, io ho anche l'abbonamento, vedo anche la Champions League. Va bene, l'hanno detto, lasciali, lasciali lì. Hai capito? Quattro cose. Osserva cosa succede veramente, non cosa ti raccontano. Osserva, usa la testa. Trova i dati vitali, quelli che funzionano, quelli che possono generare soluzioni. Perfetto. Crea una visione globale etica da cui ricavi un piano ed esegui quel piano. E metti tutto questo in rapporto a te, considerandoti responsabile. Cioè la domanda è cosa puoi fare tu? Quando entri in quest'ottica con questi quattro punti che ti ho detto, la vita non è più difficile. Sarà una bella sfida, ma sai che è una sfida alla tua portata. E certo che è alla tua portata. Tu sei un essere spirituale. Quindi per definizione sei del regno dello spirito dove c'è creatività, capacità di inventare spazio e tempo. Sei dotato di intelletto perché hai seguito questo video. E quindi metti in moto, in funzione questi tuoi punti di riferimento, la tua creatività, la tua intelligenza e ricava un piano da eseguire. Hai un corpo fisico per eseguirlo. Il corpo fisico comprende una bocca per parlare, una mano per scrivere, quindi puoi comunicare, puoi delegare, puoi coinvolgere, puoi scegliere di stare con persone gentili e collaborative. Te l'ho spiegato. Vatti a rivedere questo video, è molto intenso, lo so, e ti può aiutare. Perciò, rivedilo, prendi appunti, mettilo in pausa quando ti serve, scrivi le idee. Vuoi fare le cose meglio? Chiedimi un consulto. Metto la mia capacità di analisi al tuo caso e risolviamo. Vuoi andare per conto tuo? Scarica i miei percorsi di crescita personale. Vai nel mio sito, Come la vita quando ti sorride, ci sono 5 percorsi nella prima pagina. Fai quelli, fai quelli. Crea spazio e tempo per poterti dedicare alla crescita personale. Questo sì, assolutamente è prioritario. E così la vita per te diventa gestibile. Innalzi la tua autostima, scopri che sei capace di fare, ottieni risultati e questo fa bene a te, fa bene alle persone vicino a te
e innalza la qualità della vita, adesso e per le generazioni che verranno. Tocca a te. Se hai capito questo discorso, tocca a te. Se hai capito questo discorso, sei in prima linea. Tocca a te. Io ti posso aiutare. Comunque, tocca sempre